Ah, Katarina. Sì? Faccia venire qui Tobias Baker. Gli devo parlare urgentemente di suo fratello. Subito, signora Van Weyden. Tu non dovresti essere accanto a tua moglie. Cosa hai fatto, Victoria? Che cosa hai fatto a mia moglie e al mio bambino? Victoria non ti parla più? Dovreste rivolgervi a un terapeuta. Voglio subito una risposta. Non credi che questa agitazione sia un po' eccessiva? Eri davvero così felice di dover crescere un bambino con cui lasciare... Dimmi immediatamente cosa hai fatto a mia moglie e a mio figlio e cosa diavolo è successo ieri nel mio appartamento. Te lo chiedo per l'ultima volta. Cosa hai fatto a mia moglie? Appena perduto il mio bambino. Sappi che per me la tua ignobile e miserevole vita non vale un bel niente. Hagen! Deciditi a parlare, maledetto mostro! Hagen! Hagen! Ha fatto morire il mio bambino. Voglio che mi dica perché l'ha fatto. Hagen, non è questo il modo per ottenere una risposta. Hagen! Victoria ha bisogno di te. Hagen! Lei non merita tanto. Ciao, Tobias. Simon. Attento, potresti sporcare i fogli. Ah, non preoccuparti, sono solo delle stampe. Le ultime serie sul mercato prodotte dalla Falkenthal Porcellane. Ho capito, vuoi avere un quadro generale? E soprattutto verificare se c'è la possibilità di sviluppare ulteriormente le linee già esistenti. Evitando i ritardi di una nuova produzione. Sì, i tempi si accorcerebbero e potrei dedicarmi a nuovi design. Mi sembra un'idea valida. Sono certo che convincerà la signora Van Weyden. Speriamolo. Devo rendermi indispensabile a quella donna il prima possibile. Solo così potrò trattare. Parli della ricerca di tuo padre? L'invenzione del catalizzatore è tutta la sua vita. E ovviamente vuole portarla avanti. Ma se gli venisse offerto un impiego stabile, non ci penserebbe due volte ad accettare. Si rifiuta di comprendere che ha tra le mani un progetto di valore inestimabile e che un posto fisso non compenserebbe il lavoro di tanti anni. Ma siccome stai per diventare capo designer, non c'è pericolo che quell'impiego venga assegnato a tuo padre. Esattamente, il piano è questo. Si può? Vi disturbo? Ehi, siete già di ritorno. Ciao, Simon. Ciao, credevo che foste ancora a Neustadt ad occuparvi degli atti di vendita della casa. Già tutto fatto. E adesso tuo fratello e tuo padre si stanno organizzando per il trasloco. E io sono qui per dirti in bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro. Ciao. Benvenuti nella vostra nuova casa. Grazie. Baker. Katarina. Sì, arrivo subito. Scusatemi, ma il lavoro mi chiama. Devo andare. Simon, buona fortuna. Grazie, Tobias. Hagen. Che cosa vuoi da me? Ti sei reso conto di quello che stavi facendo? Io non riesco più a sopportare la sua falsità e i suoi intrighi. Voglio che quella donna sparisca dalla nostra vita. Anch'io lo voglio, ma non in questo modo. Mi ha detto in faccia che dovrei essere contento che Victoria abbia perso il nostro bambino. Cosa avresti fatto tu? Hagen, rispetto la tua rabbia e il tuo lutto, ma non migliori certo la situazione aggredendo Anna. Volevo sapere cosa era successo, la verità, almeno una volta. Ma così non ottieni nulla da lei.
Anzi, le dai un motivo perché agisca contro di te. Ha rapito mia moglie. E l'ha fatta quasi impazzire nell'oscurità di quella prigione. Ora ha anche nostro figlio sulla coscienza. Che altro deve succedere ancora? Quando Victoria si sarà ristabilita, ci dirà lei cos'è successo. E per quanto riguarda il rapimento, è compito della polizia dimostrare se c'è stato il suo coinvolgimento. Se c'è stato, finirà in prigione. Io non riesco a capire come puoi permettere che quella miserabile donna viva ancora in questa casa. Permettere? Sai bene che voglio che Annabelle se ne vada da casa mia. Quali sono i tempi per il divorzio? 3 anni! Stai dicendo che intendi vivere con lei altri 3 anni? No, Hagen. A me interessa vivere con Elena. E credo che Annabelle non riuscirà a sopportare ancora a lungo di assistere quotidianamente alla mia relazione con Elena. Richard, ma lo sta facendo. E non sparirà da qui a meno che non succeda qualcosa. Hagen, dobbiamo aspettare che la polizia dimostri la colpevolezza di Annabelle. E questo succederà presto. Io non ho più voglia di aspettare. E io non ho voglia di starti a guardare mentre tu ti rovini la vita. E vedere Victoria che dopo aver perso il figlio perde anche te. Se tu mi costringi a farlo, userò ogni mezzo possibile per impedirti di avvicinarti ad Annabelle. Chiaro? Dove stai andando? Da Victoria, ha bisogno di me ora. Ecco, bevi un sorso. Grazie. Per fortuna siete arrivati in tempo. Hagener, fuori di sé. Signora Van Weyden, il signor Becker è arrivato. Sono occupata adesso, non lo vede? L'ho fatto venire come aveva chiesto lei. Per cortesia, lo preghi di tornare più tardi. Bene, mi sembra che tu stia molto meglio. Scusami, ma discutere con il personale è davvero l'ultima cosa di cui ho bisogno ora. Allora, io vado. Nina, se tu non avessi trattenuto Hagen, non so che cosa sarebbe successo. Sono contenta che i problemi del passato tra noi siano stati superati. No, tu hai capito male, Annabelle. Io non intendevo proteggerti da Hagen. Proteggevo lui da se stesso. Non devi preoccuparti per me, Ben. Adesso sono al parco. Sì, c'è Socrate con me. Non c'è pericolo che mi perda di nuovo. Ma non dovevi andare a fare compere con Nina? Sì, ci siamo andate. È stata molto carina ad accompagnarmi in giro per la città, ma una passeggiata la posso fare anche da sola. Sì, ma certo, lo so. Nina mi ha aiutato moltissimo negli ultimi tempi, ma non posso costringerla a camminare con me solo perché ho bisogno di aria fresca. Avrà di sicuro altre cose di cui occuparsi. Ti ha detto che le pesa accompagnarti? No, naturalmente no. Sono io che non voglio. Vorrei finalmente riuscire a camminare con le mie gambe. Vorrei diventare più indipendente. Sì, mi sembra giusto, sono d'accordo. E per diventarlo devo fare le cose da sola. L'importante è che tu chieda aiuto se ti serve, va bene? Ma certo, tu mi conosci, no? Per esempio, vuoi sapere cosa propongo per stasera? Cuciniamo. Io dirigo e tu esegui. Questa è una proposta allettante. Ci vediamo stasera, Elsa. A dopo. A dopo. Pensi che sia stata convincente? Ben non deve sapere che ho mandato via Nina. Voglio che lei ci lasci in pace una buona volta. Deve sparire per sempre dalla nostra vita. Forse così Ben e io ci riavvicineremo. E tornerà ad innamorarsi di me. Sarebbe davvero bello. Sì. E allora gli dirò che ho riacquistato la vista. Lo prometto. Sì, avanti. Mi scusi se entro senza preavviso. Cerco la signora Van Weyden. Ah, in questo momento è fuori sede. Posso esserle utile io? Forse. Simon Becker, io inizio a lavorare oggi nel reparto design. Il nuovo capo design. Le do il benvenuto, Ben Petersen, amministratore delegato. Io mi occupo di ciò che non è creativo. Molto piacere. Si accomodi, prego.
Grazie. La signora Van Weyden, come le ho già detto, è ancora fuori sede. Se vuole la porto io in giro per l'azienda. O ha già dato un'occhiata? No, non ne ho avuto il tempo, è successo tutto in fretta. Sì, quando Annabelle è convinta di qualcosa non perde certo tempo. Mi scusi se glielo chiedo, ma non ho ancora avuto i suoi documenti. Qual era il suo lavoro prima? Io sono un designer freelance. Ah, bene. Allora sicuramente questo è l'incarico che fa per lei. È un lavoro che mi appassiona molto e quando riesco a dare agli oggetti personalità attraverso la forma e il design, sono felice. Ha già trovato una sistemazione, mi sembra che lei sia nuovo di Falkenthal. Sì, abito da mio zio, Tobias Becker, credo che lei lo conosca. Sì, 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 è molto bene e ho già conosciuto anche suo padre. Sta lavorando a un tipo di catalizzatore che rivoluzionerà il processo di cottura della porcellana. Sì, ne ho sentito parlare. Infatti Annabelle e suo padre sono in trattativa. Siamo sempre interessati a nuove idee e a nuovi collaboratori. Bene. Cosa sta aspettando ancora? Che mia moglie le faccia una confessione? Mi scusi, io devo continuare a vivere con lei nella stessa casa. Ascolti, se succede qualcosa a uno dei membri della mia famiglia, la riterrò responsabile. Sì, proprio lei, signor Bauer. Era la polizia? Sì, Nina, era la polizia. Sono passate settimane dal rapimento di Victoria e ancora non si è trovata Beate Kraus e non si ha nessuna prova del coinvolgimento di Annabelle. Lei sta rovinando la mia famiglia e io non posso fare nulla perché le piste che sta seguendo la polizia sono inesistenti. Non hanno trovato nulla? Niente, assolutamente niente. Mi fa sentire male che non si possa trovare nulla a carico di Annabelle. Elena e io cerchiamo di proteggere nostra figlia, ma a questo punto siamo assolutamente impotenti. Come sta Victoria? Poco fa Elena ha telefonato ad Hagen. Victoria è sempre nello stesso stato. Giace immobile senza parlare. Avete saputo poi in che modo Annabelle è coinvolta nell'aborto di Victoria? No, no, no. Solo una cosa è certa. Finché quella donna resterà qui, la mia famiglia non avrà pace. Ma tutto quel denaro che aveva Annabelle al suo ritorno dalla Cina dovrebbe essere una prova. La polizia esclude che quelli siano i soldi che ho depositato per il riscatto. Sì, Richard, ma visto che Annabelle si rifiuta di spiegarne la provenienza, non può essere soltanto un caso. Se fossero i soldi del riscatto, qualcuno in Cina deve aver provveduto a riciclarli. Ma chi può averlo fatto? Quale uomo d'affari correrebbe un rischio del genere? Sì, me lo chiedo anch'io. Finora non c'è nemmeno un indizio a suo carico per provare la sua colpevolezza. Bisogna scoprire che cosa ha fatto in Cina. Mi perdoni, non volevo spaventarla, sono un intruso assolutamente legale. Simon Becker. Da oggi assumo io la direzione del reparto design, ma noi ci conosciamo già. Chiedo scusa se al lago non mi sono presentato. Sì, in quel momento era tutto bagnato. Volevo dire, sono Maike Hansen, la stagista. Suo fratello mi ha parlato a lungo di lei e ho visto anche alcuni dei suoi disegni. Lei ha davvero molto talento. Grazie. Senta, esiste un archivio dei vecchi disegni? Più tardi ho appuntamento con Annabelle Van Weyden e vorrei avere un'idea su quanto ho prodotto finora. Certo, ci sono tutti i disegni di ogni singolo pezzo e le fotografie delle serie complete. Alcuni raccoglitori sono qui e i nuovi... I nuovi cataloghi sono alla reception. Molto bene, grazie. Vado subito a richiederti. Arrivederci. Che cosa c'è, Maike? Sei ancora in meditazione in riva al lago?
sto concentrando la mia energia telepatica affinché Annabelle venga colpita da un fulmine e ridotta a un mucchio di cenere. Se oggi Annabelle Van Weyden non si farà vedere in azienda, vorrà dire che sei riuscita nell'intento. Senti questo, invece. Non indovinerai mai chi è venuto qui. Ora sta sfogliando i disegni degli ultimi 50 anni delle creazioni della Falkenthal Porcellane. Se non posso indovinarlo, dimmelo tu, allora. Quel tipo del lago. Lui? Sì. Lui in carne ed ossa. Si è anche presentato, è il nuovo capo designer. È andato a prendere dei cataloghi alla reception, ma dovrebbe tornare in ufficio. E magari è ancora in costume, tutto bagnato. Se non mi credi, peggio per te. Tanto bene. È turbata, sente. Non ti ha ancora detto niente? No. Probabilmente è a causa di questo disturbo post-traumatico che Victoria non parla più. Vorrei solo poterla aiutare. Le sei vicino. In questo momento ha bisogno solo di questo. Sono certa che ti parlerà presto. Elena, sono sicuro che la colpa è di Annabelle, ma non so cosa sia successo esattamente. Sei riuscito a parlare con lei? Ci ho provato. Hagen, cerca di non fare sciocchezze. Victoria ha bisogno di te per superare questo dolore. Non lasciarti sopraffare dalla rabbia. Elena, io sto bene. Sono solo preoccupato per lei. Se avessi necessità di sfogarti, noi siamo a tua disposizione, lo sai. Grazie. Mi raccomando. Abbi cura di Victoria e se ti serve qualcosa, non farti scrupoli. Sì. Ma che buon odorino! Sto preparando la marmellata. Puoi concederti una piccola pausa? Con caffè? E un panino con la marmellata. È una tentazione, ma devo finire le faccende. Spolverare, lavare i vetri. Diligente e attiva come sei, sarà difficile vederti spesso in cucina. Non è così. Questo è il posto che preferisco. D'accordo. Allora rimandiamo il panino con la marmellata. Sì, senz'altro. Dimmi un po', si mettono anche le margheritine nella marmellata? No. Servono solo a dare all'insalata un delicato sapore amarognolo. Inoltre, questi fiori hanno un colore così vivo che rallegrano. Ottima idea. È quello che serve a questa famiglia adesso. Sì. I Van Weyden attraversano un periodo difficile. Hai già parlato al telefono con tua sorella? No. Non l'ho ancora chiamata. Sta insistendo per avere notizie, ma io non sono in grado di dirle nulla. La signora Bernstein ha altre preoccupazioni adesso. Sì. Nora dovrà attendere tempi migliori. Non credo che ne sarà felice. Ma non è certo colpa tua, Luisa. Tu stai facendo veramente tutto il possibile per tua sorella. Non appena ci sarà l'occasione giusta, troverai il modo di parlare con la signora Bernstein. Devi dirle questo. Esatto. Più tardi chiamo Nora e glielo dico. Povera Victoria. Se fosse capitato a me di perdere la mia bambina, non posso neppure pensarlo. Comprendo la disperazione di Richard e la sua preoccupazione per la famiglia. Comprendo che si lotti per proteggere e tenere vicino chi si ama. È per questo motivo che Elsa vuole allontanarmi. Deve aver intuito che amo ancora Ben. Ma purtroppo non posso smentire i suoi dubbi.
Posso solo rispettare il suo desiderio e restare fuori dalla loro vita. Probabilmente al suo posto, anch'io farei lo stesso. Ciao, Nina. Avevo bisogno di sentire la tua voce. Stavo proprio pensando a te. Com'è andata la mattinata con Elsa? Sì, volevo parlarti proprio di questo. Dimmi, hai notato dei cambiamenti in Elsa? No, perché? Stamattina, quando le ho proposto di fare una passeggiata, mi ha cacciata in malo modo. Beh, tu sai com'è la situazione. Si sta impegnando molto per farcela da sola. Sì, certo. Ma ho una sensazione di cui non riesco a liberarmi. Credo che abbia intuito che tra noi non è finita e che tenti di allontanarmi. No, io non credo. Poco fa noi due abbiamo parlato per telefono. A me sembra che voglia dimostrare che è in grado di farcela da sola, tutto qui. Non credi, invece, che abbia a che vedere con me o con noi? No, non credo proprio. Elsa sta maturando una nuova consapevolezza, fa continui progressi ed è quello che noi speravamo, in fondo. Sì. Sì, certo, hai ragione tu. Più sicura diventa, più grande diventa la possibilità che presto riacquisti la vista. Sì, è vero. Scusate se vi disturbo, ma ero convinta che il signor Van Weyden fosse qui. Prima di uscire mi ha pregato di dirle che andava fuori per lavoro, ma che sarebbe tornato presto. E infatti ha il cellulare spento. Dovrò prendere il mio caffè da sola. Dove vuole che glielo serva? Ecco, ad essere sincera, mi piacerebbe tanto restare qui in cucina, a meno che non mi dia fastidio. No, la cucina è tanto grande, si accomodi pure. Luisa, senti, posso lasciarti sola per un momento? Devo dire una cosa importante a Caterina a proposito della cena. Certamente. Allora? Come sta andando il suo primo giorno di lavoro? Molto bene. La casa è davvero stupenda e ho già la sensazione che mi troverò bene qui. Io credo che lei sia stata davvero un'ottima scelta. Grazie, signora Bernstein. Il portachiavi di una camera di albergo è suo? Sì, diciamo che è il mio portafortuna. Sembra antico. Probabilmente. L'ho comprato da un rigattiere. È stato un amore a prima vista. È così che immagino i portachiavi per le mie camere. Per le sue camere? Sì. Il mio più grande sogno è quello di aprire un albergo. Beh, non molto grande, ma in un bel contesto. Gli ospiti dovranno sentirsi come a casa loro, in famiglia. È veramente un bel sogno. E il portachiavi è, per così dire, il primo passo verso la sua realizzazione. Esatto. E il non ti scordar di me indica il mio desiderio di lealtà e stabilità. Molto bello. Allora le auguro che il suo sogno possa realizzarsi. Grazie, signora, me lo auguro anch'io. Anche lei è proprietaria di un albergo? Sì, in verità di una catena, ma non era certo il mio sogno. Nel mio caso è andata diversamente. La mia idea è di riproporre le vecchie serie che hanno avuto successo. Le spese saranno minime e le vendite aumenteranno rapidamente. Ad essere sincera, da un capo designer mi aspettavo qualcosa in più che riproporre delle vecchie serie. Se noi rilanciamo sul mercato i pezzi classici già collaudati, possiamo ricominciare subito a produrre e abbiamo tutto il tempo di ideare nuove linee. Spiacente, signor Becker, ma i vecchi disegni non sono più disponibili. E il motivo? Questo non le deve interessare. Le serie della Falkenthal porcellane sono diventate dei pezzi da collezione. Lei butta via un patrimonio rinunciando a produrle. Lei è stato assunto da me in qualità di capo designer e non di consulente amministrativo. Perciò lasci queste considerazioni ad altri. Può dirmi per favore perché sta bocciando tutte le mie proposte? Quando decisi di assumerla per questo incarico, mi parve che lei fosse l'uomo giusto per questo lavoro. Ma evidentemente mi sbagliavo. Perché faccio troppe domande? Prima dimostri di saper fare il suo lavoro.
Spiacente, signora Van Weyden, così non va. Non con me. Come, scusi? Ha già provato ad intimidire mio padre, con me può risparmiarselo. Suo padre? Harald Becker, l'inventore della formula che le interessa tanto. Ah, allora non è capitato qui in azienda per caso? Non è stato un caso. Voglio impedire che mio padre faccia un errore madornale. Lei ha taciuto la sua parentela finché suo padre negoziasse meglio il contratto. Contratto? Il suo è un eufemismo. Contratto capestro è più appropriato. Signor Becker, ha commesso un grave errore. Io non mi lascio ricattare da nessuno. E neppure noi. Questo si vedrà al momento suo padre è disoccupato. Per quanto tempo crede che potrà cavarsela senza il suo aiuto finanziario? Che intende dire? Il suo periodo di prova è terminato. Lei è licenziato. Non creda che in questo modo costringerà mio padre a firmare. Arrivederci. Mio padre mi lasciò in eredità la catena Royal Sapphire ed altri complessi industriali. Allora doveva viaggiare in continuazione. Infatti, per tutto il mondo. Era esattamente quello che desideravo, avere una casa ovunque. Non lo desidera più. Ora mi sto accorgendo che ho voglia di tranquillità, che ho la necessità di fermarmi in un posto stabile. Sì, la capisco. Sta facendo la cosa giusta, Luisa. Vive la sua vita, lavora, ha dei sogni da realizzare. Un albergo, una famiglia. Per lei non è andata così? Ho sposato Richard Van Weyden molto presto e ho messo al mondo due figli, Max e Victoria. In seguito però ho scoperto che volevo anche altro dalla vita. Parlo della carriera. Ma lei è riuscita a fare carriera? Sì, ma a scapito della mia famiglia. Ho divorziato da mio marito e ho lasciato che crescesse i miei figli. E questo non è stato un bene. L'ho capito tardi, purtroppo. Mi ci è voluto molto tempo per riuscire a costruire un rapporto quantomeno accettabile con Victoria. Mi dispiace molto per quello che è successo a sua figlia. Grazie. E lei è la sua unica figlia? Sì. Lizzie è nata da un altro matrimonio. Mi scusi. Sì, Katarina. Va bene, arrivo. Mi dispiace. C'è il fornitore di bevande. Sarei rimasta volentieri a parlare con lei. Avremo di sicuro altre occasioni. Vada pure, non si preoccupi. Ciao, Nora. Sono io, Luisa. Volevo solo dirti che sono arrivata e che qui sono gentili con me. Senti, per quanto riguarda la signora Bernstein, ho parlato a lungo con lei. Non credo che sia la pista giusta. Fatti sentire. Ciao. Nora, che bello sentirti. Ciao, ho appena ascoltato la segreteria. Che cosa volevi dire con non è la pista giusta? Ho chiesto direttamente alla signora Bernstein se Victoria fosse la sua unica figlia. Allora? Mi ha detto che lo è. Non significa niente. È ovvio che non può confessare che ne aveva un'altra e che l'ha abbandonata quando era piccola. Nora, lo so quanto desideri che lei sia tua madre, ma la sua risposta a me è sembrata assolutamente sincera. La signora Bernstein è una donna d'affari. Se lasciasse trapelare facilmente i suoi sentimenti, non sarebbe dove è arrivata. Non voglio che tu nutra delle false speranze. Forse è il caso che glielo chieda io. No, non puoi farlo ora. Perché no? Sua figlia ha appena perso un bambino.
Non è certo questo il momento adatto per importunarla con le tue richieste. Sei tu che hai cominciato. Ti sei persino fatta assumere in casa sua. E adesso te ne tiri fuori. Ho accettato il posto perché per la prima volta da anni si presentano delle prospettive. Nora, non rovinare tutto. Capisco. Intendi dire che la fine della tua carriera l'ho provocata io? È colpa mia se il mio fidanzato è morto? Nora, questo non è giusto. Farò un altro tentativo con lei e ti richiamerò. Ma tu resta dove sei, capito? D'accordo. Chiama quando avrai notizie. Senz'altro. Ciao. Il mio portafortuna. Salve. Chi è lei? Salve, sono Nina Bergman e lei di sicuro è Simon. Proprio così. Ho sentito parlare molto di lei, è il nipote di Tobias. E lei è la madre di Paola, la piccola che mio zio ha tanto a cuore, giusto? Esatto. Lavora a Falkenthal? Diciamo pure che ci ho provato. Come nuovo capo designer dell'azienda. Posso? Prego. Ma dopo un breve colloquio con Annabel van Weyden è stato il mio primo e ultimo giorno di lavoro. Oh, mi dispiace. Che cosa è successo? Non le piacevano i suoi progetti? A quelli non c'ero neppure arrivato. Avevo proposto di rilanciare sul mercato le vecchie serie, ma lei ha rifiutato. Ah. Le conosco quelle serie. Una volta le ho fotografate per i cataloghi e le brochure. Ma Annabel van Weyden non ne vuole più sapere niente. Ma che strano. Alcuni di questi pezzi non sono nostri. Dove ha preso queste foto? Su internet. Ho cercato la Falkenthal porcellane. Questa serie Liberty, ad esempio, non ha mai avuto una zuccheriera. Ne è sicura? Certo, sicurissima. L'ho fotografata proprio io. I modelli sono autentici, ma i colori... Beh, potrebbe trattarsi di un plagio. I cinesi, per esempio. Mi scusi un momento. Ben, sì, sono Nina. Hai un attimo di tempo? Devo parlarti subito. Bene, vengo da te. A tra poco. È davvero un bel mistero. Sì, è così, infatti. Mi dispiace, ma per ora non posso dirle altro. Me li può prestare per un po'? Certo. Bene, grazie mille. A presto. È stato bello fare la sua conoscenza. Pensi che Nina racconterà a Ben che mi sono liberata di lei? In questo caso è probabile che lui capisca che so come stanno le cose. Sarà meglio che lo ricordi. Dirò che ho imposto a Nina di non venire più perché non volevo continuare ad esserle di peso. Sì. Non deve pensare che voglio tenerla lontano da lui. Altrimenti lo spingerei verso di lei. Segreteria telefonica di Ben Peterson. Lasciate un messaggio e vi richiamerò. Risponde la segreteria di Nina Bergman. Non riesco a crederci. Si sono incontrati di nuovo. O sono io che sono impazzita? Continuare a fingermi cieca è l'unico modo per scoprire che cosa c'è tra di loro. Se quei due mi ingannano, perché io dovrei essere sincera? Ciao, sei già qua? Avevi bisogno di parlarmi? Sì, devo farti vedere una cosa. Ecco.
Hai già visto per caso questa serie? Sembrano quelle nostre in stile Liberty. No, questa non è nostra. Ma dove le hai prese? Le hanno scaricate da internet. Ah, di sicuro sono dei plagi, tuttavia sembra opera di professionisti. Mm-hmm. Tu dove credi che siano stati prodotti? Beh, ecco, considerata la qualità, direi in Cina. Esatto. E Annabelle è stata in Cina. Ed è tornata con moltissimi soldi. Un caso strano, non è vero? Vuoi dire che ha venduto i disegni della Falkenthal porcellani ai cinesi? No, no, no. Non pagherebbero mai cifre così alte. I plagi non si pagano. Rifletti per un attimo, Ben. Ricard deposita 5 milioni di euro per il rilascio di Victoria. Dove sia finito il denaro non si è mai scoperto. I numeri delle banconote non sono in giro. E poco dopo la liberazione di Victoria, Annabel torna dalla Cina con 5 milioni di euro in tasca. I soldi del riscatto. Soldi che lei ha riciclato in Cina. Esatto. Mediante una transazione fittizia con dei produttori di porcellana. Vorrebbe dire che Annabel è coinvolta nel rapimento di Victoria. È quello che intendo scoprire. Vado a parlarle. Un momento, io vengo con te. Ben, posso farcela da sola. Voglio proprio vedere che faccia farà. Ciao, sono io, Maike. Sono qui in cucina. Ciao. Ciao. Ah, ho finito prima al lavoro. In azienda c'era ben poco da fare stamattina. Vuol dire che anche Ben sta per tornare? Non ne ho idea. Credo che avesse ancora un colloquio. No. Non mi dire che sei andata a fare la spesa. Sì, stamattina è venuta Nina e mi ha aiutata. Beh, due confezioni di fazzoletti possono sempre far comodo. Già. Dimmi, adesso riesci a localizzare dove stanno gli oggetti? Non combini più guai? Sì, grazie alla creazione di una specie di mappa mentale. Come vedi, è una cosa che funziona bene. Sì. Ho ancora un po' di tempo libero. Se vuoi, possiamo esercitarci con la scrittura Braille. Grazie, ma non ne ho voglia. Bene, se non hai più bisogno di me, io vado in camera mia. Maike? Sì? Con chi aveva quel colloquio, Ben? Con Nina. Era agitatissima, doveva dirgli qualcosa di urgente. Ne ero più che sicura. Ne ero più che sicura. Annabel avrebbe scoperto comunque che Harald è mio padre. Ma questo non è un motivo valido per licenziarti. Ah, per lei lo è. Questo le permetterà di fare più pressioni su papà. Che possibilità abbiano? Non lo so neanche io, purtroppo. A questo punto non ci rimane altro da fare che accettare le condizioni della signora Van Weyden. No, questo noi non lo faremo. Sarebbe come darla vinta a quella donna. Andremo a cercare fortuna altrove. Ma dove? Abbiamo venduto la casa e con il ricavato abbiamo saldato gran parte dei nostri debiti. Tuo padre e tuo fratello stanno già facendo il trasloco. Non possiamo cambiare tutti i nostri piani all'improvviso. Allora resteremo qui a Falkenthal. Ma alle nostre condizioni. Non ci faremo sottomettere da Annabel Van Weyden. E di cosa vivremo nel frattempo, visto che tu non hai un lavoro e che tuo padre non possiede delle rendite? Per qualche settimana possiamo ancora resistere. Annabel Van Weyden ha urgente bisogno di un nuovo capo designer. E non si sa mai, potrebbe sempre cambiare idea. Tu conosci tuo padre, provvedere alla sua famiglia è fondamentale per lui. Non aspetterà a lungo prima di firmare quel contratto, anche se le condizioni sono pessime per noi. Lascia che gli parli io. Se papà deve vendere la sua formula, che lo faccia soltanto dopo aver tentato tutto il possibile. Sì, in effetti potrebbero anche essere dei plagi. È seccante. Smettila con questa commedia. Dimmi che cosa hai fatto in Cina.
Beh, in Cina ho fatto acquisti, mangiato bene, fatto massaggi. E hai contribuito al rapimento di Victoria? Questa è un'accusa senza fondamento e comincia ad annoiarmi a morte. Bene. Alla polizia interesserà moltissimo sapere com'è stato riciclato quel denaro in Cina. La somma in tuo possesso è identica a quella chiesta dai rapitori per il riscatto di Victoria. Ecco la spiegazione. Sarebbe questa la spiegazione? Non mi sottovalutare. Dimostrerò che hai riciclato i soldi del riscatto. Sono anche prontissima ad andare in Cina. Sì, d'accordo. Ho venduto i disegni delle serie ai cinesi, ma con il rapimento di Victoria non ho niente a che fare. A dire il vero, da te mi sarei aspettata una giustificazione molto più plausibile. Non è una giustificazione, è la verità. La polizia lo accerterà. Io sono arcistufa di essere accusata di qualcosa che non ho commesso. Allora vai alla polizia e spiega la provenienza del denaro. Non posso farlo. Bene, lo farò io. D'accordo. Aspetta. Adesso ti dirò tutta la verità. Così saprai che puoi fidarti di me. Non lo farai certo per niente. In cambio voglio che tu mi appoggi e che dimostri la mia completa estraneità nel rapimento di Victoria. Visto che ti piace curiosare nei miei affari, adesso io ti autorizzo personalmente a farlo. Ti sta bene? Annabel van Weyden è stata qui. Ha minacciato di creare difficoltà a Birgit se lui non firma. Quella donna è veramente diabolica. Lei sa bene che i bravi disegnatori non crescono sugli alberi. Non sono tenuta a dare spiegazioni a lei delle mie decisioni personali. Elena Bernstein. E lei chi è? Nora. È naturale che tu non mi riconosca. Ma io non capisco. Sono felice di conoscerti finalmente, mamma.